Non so se vede, si dovrebbe vedere abbastanza, vabbè. Ha appena segnato i Bagnets preciso. Però vabbè, c'è poco da esultare, almeno per il momento. Se va viva, però aspettiamo. Allora, parliamo velocemente della partita. 86esimo, 50, dagli Roger. Segnato poco prima che iniziassi. Anche se avevo già perso tutte le speranze, eh. Proprio, spero si veda abbastanza bene. Vai, ora cerco di appoggiarlo in qualche modo. No, non così. Così dovrebbe andare. La velocità nel massimo. Vabbè. Allora, classico Roma. Cioè, tu mi dici, immaginati un Roma-Milan. Come te lo puoi immaginare? Così. Proprio questo è il Roma-Milan che mi immagino. Proprio al 100%. Allora, Milan che non ho seguito benissimo la partita perché mi laggavo un po', non prendeva benissimo, però il Milan che attacca, Roma che ci prova, perché ragazzi, il Milan non è che ha dominato, l'unica cosa è che la Roma non ha praticamente tirato in porta, è quello il problema. Cioè, abbiamo la paura di tirare in porta, oppure se tira uno la prendevo. Milan che va in vantaggio, non mi ricordo il minuto preciso, però al primo tempo con gol di... Di chi era il gol del Milan? Spero che non mi sto spaccare orecchie con questi. Gol del Milan di... Oddio. Ah, di Kalulu. Gol su... Ah, gol sul palla inattiva di Kalulu, sì. Praticamente calcio d'angolo, cross in mezzo, intanto entra Belotti per Mancini. Dai, speriamo un bel recupero di almeno 5 minuti. Dai, 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 crediamoci. E Milan che segna, non mi ricordo il minuto, appunto, su calcio piazzato, calcio d'angolo, corner dentro, e Kalulu lasciato solo, il Bagnets lo perde, mi sa. Non lo puoi lasciare così. A parte che Rui Patricio, cioè, raga, non è che serviva un miracolo per parare quella palla. Non è colpa di Rui Patricio, perché non devi far colpi Kalulu così. Ma per me non serviva un miracolo per parare quella palla, cioè, ci poteva arrivare con la punta delle dita. Certo, pallone scivoloso, però l'hanno sbagliato tutti e basta. Cioè, chi ha lasciato Kalulu solo e chi... E Rui Patricio poteva fare un po' di più. Oh, mano. Poi niente, la Roma non tira in porta, ci prova, un tiro di Zaleski c'è stato, dove poteva passare palla di Dybala, quella era una gran bella occasione, e tiro che finisce abbastanza fuori però. Poi anche il Milan ha attaccato, però niente di così clamoroso. Comunque è proprio la partita che uno si aspettava, alla fine il Milan riesce ad andare in vantaggio con la palla inattiva, la Roma sta sotto e niente. Però posso dire che il Milan sicuramente non ha dominato e non ha insegnato calcio alla Roma, che ovviamente però poteva fare di più. 5 di recupero, 5 di recupero, siamo precisi pure col video. No. Ah, poi ho anche visto che la Roma non ha avuto bisogno di fare falli tattici perché il Milan ha preso 4 o 5 cartellini gialli, tipo 3 su Abraham, per fermare i giallorossi, mentre a Roma 0. Questo è il primo giallo, è di Matic che sbraccia. Vabbè, ma giallo è eccessivo. Appena entrato, santo Dio. Avevo perso proprio le speranze, il Bagnets l'ha riaperta, però. Ah, ma è punizione per la Roma. Dai, Lollo. Brutto, Paolo. Spero che non mi stanno a spaccare orecchie. Spero che ci vediate un minimo. Anche se non mi sa quello che è, non ci posso fare niente. Abraham pure oggi a secco. Ma oggi proprio davanti non abbiamo tirato. Dybala ci prova sempre. Dybala si vede che c'ha quel qualcosa in più. Però, raga, nemmeno il Milan ha dominato. Secondo me, non ho visto benissimo. Però nemmeno il Milan ha dominato, cioè purtroppo mi sono perso un po', però
amicizia al di là dei colori, come avete visto, ma è chiaro che si soffre in questo finale. Soffre i tifosi del Milan che vogliono blindare questi tre punti, quelli della Roma che sanno la rimonta. Prova. Fallo, dai, dai, tutti su. Dai, ultima palla, dai, 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 tre minuti. Mamma mia, che schifo di luminosità. Dai, dai, dai. Perché non sono andati tutti su, hanno fatto sta battuta? No, strano, 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 dai, 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 tutti su. Perché non, non andate tutti su? Dai. Zaleski è pronto per la rimessa con le mani. Si fa vedere Tahirovic, la giornata più corta. Fallo. Fallo, 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 fallo. Tutti in mezzo. Tutti in mezzo. Con la Roma che spinge il Milan sta perdendo un po' anche qualche distanza. Qui era facile leggere questo 2 contro 1. Tutti su, dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Era veramente a due passi dal luogo della caduta. Attenzione al calcio di punizione dunque per la Roma. E attenzione ai sei saltatori: Tahirovic, Smalling, Matic, Belotti, Abraham, Ibanez. Dai, dai, mettila bene. Oh, no, sì! Oddio, no, no, questo lo tengo io. No, si è impallato. No, 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 funziona, ti prego. No, vabbè, dammi così. No, 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 calmatevi, cosa sta? Scusate, vedete se occhio lo sto a reggere sto coso. Tommy! Tommy! Perché lo posso tenere? Un vasetto. Tommy! Adonali, ma state zitto! Che se faceva il secondo... Ah, poi non ho parlato del secondo gol. Perché... Cioè, noi abbiamo preso un secondo gol da squadra che ci sta a provare ad attaccare e poi lo piamo. Tommy! Perché il secondo gol di Pobega, ragazzi, era evitabilissimo. La Roma però stava avanti, abbiamo difeso male. Tommy! Scusate la luminosità, fa proprio schifo, mi sa. Occhio, che sto pari vale oro. Oh, quest'anno, l'anno scorso tutti rompevano per scontri diretti. Abbiamo perso il derby, però abbiamo vinto con l'Inter. Pareggiato con la Juve. Aspettiamo, dai, speriamo un altro punticino almeno oggi. Adomori, zitto. Posso dire quasi meritato, perché loro si sono adagiati su sto 2-0, che andava a finire sempre così, che loro se facevano uno o due gol e finiva così. Tutti su, dai! Dai! Sul punto di partenza di questa punizione, no, lascia il compito a qualcun altro. Alla fine andrà Matic. Vai, Mania. 5:30. Palla verso Ibanez, che vuole andare verticalmente. Abraham viene fermato. Bilabito da ragione al Milan, sarà possesso. Ma quanto se deve giocare? 5:40, vediamo se si gioca ancora, penso di sì. No, si blocca pure la donna. Giallo per Abraham dice che c'è un problema con la posizione del pallone. Alla fine Tonali può andare alla battuta. Siamo entrati nel 97esimo minuto, la battuta con il destro profondo a cercare una deviazione. Palla che
viene fatta rimbalzare. Non c'è sì, dai! Dai, è finita! Che mamma mia, Foti, ragazzi, Foti in panchina! Foti in panchina! Dell'atteggiamento che ha la panchina della Roma nei confronti di questo risultato che sembrava impossibile. In 6 minuti la ribaltano su due corner, su due corner ci riconfermiamo la squadra più pericolosa. Dai, così va bene, così va benissimo, così dai e dammi sempre forza Roma.